Oroscopo settimanale, dal 2 all'8 agosto 2021. Ariete. Amore, in questa settimana, se siete impegnati sentimentalmente, potrebbero esserci dei problemi con il partner. Nelle giornate centrali potrebbero nascere dei contrasti in coppia, che sicuramente non favoriranno l'equilibrio amoroso. Meglio l'oroscopo per i single, che proprio in questo periodo potrebbero fare degli incontri abbastanza interessanti. Lavoro. Molto meglio il fronte professionale, dove potrebbero esserci delle novità. Mercurio sarà in una posizione favorevole e per questo le soddisfazioni saranno dietro l'angolo. Possibili incontri lavorativi per questi giorni. Toro. Amore, questa settimana di agosto sarà abbastanza positiva per i sentimenti. Venere sarà in ottima posizione e le emozioni non mancheranno di certo. Saranno giorni decisamente pieni di romanticismo, quindi fantastico periodo per chi ha già un partner accanto. Potrebbero esserci pure nuove passioni in corso per i single. Occhio invece al weekend, che non sarà così sereno e potrebbe cambiare ogni cosa. Lavoro. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle complicazioni. Tanti pensieri e dubbi non vi faranno stare tranquilli. Attenzione quindi a come gestirete tutte le preoccupazioni, oltre agli impegni di routine. Gemelli. Amore, in questa settimana estiva non avrete Venere dalla vostra parte. Il pianeta dell'amore sarà tutt'altro che favorevole e la sua dissonanza potrebbe portare problemi in coppia e non solo. Con il partner, infatti, ci saranno delle discussioni e delle incomprensioni da dover affrontare. Nemmeno per i single si prospetta un periodo così interessante per fare delle nuove e importanti conoscenze. Lavoro. Molto meglio sul posto di lavoro, soprattutto per i primi giorni della settimana che saranno i più energici. Per la professione potrebbero arrivare delle buone nuove grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Occhio quindi alle occasioni da sfruttare. Cancro. Amore, le stelle di questa nuova settimana saranno davvero buone per emozioni e sentimenti. Se siete impegnati in una storia d'amore, potrete aspettarvi dei giorni ricchi di passione e romanticismo con il vostro partner. Ma il periodo sarà estremamente incoraggiante pure per i cuori solitari, perché ci saranno delle nuove conoscenze. Potrebbero rivelarsi anche interessanti. Lavoro. I giorni migliori per i progetti e le idee professionali saranno sicuramente quelli del giovedì e del venerdì. In queste giornate, infatti, la Luna sarà in una posizione molto favorevole, tanto che potrebbero arrivare delle novità, magari un bel colpo di fortuna. Leone. Amore, bisogna subito dire che in questa settimana sarete parecchio concentrati sul lavoro, ma non metterete troppo da parte l'amore. I sentimenti faranno comunque parte del vostro quotidiano. Se avete un partner, ci saranno delle belle emozioni da vivere e il momento migliore sarà la domenica. Se invece siete single, potrebbero esserci delle nuove passioni pure per voi. Lavoro. Frenetica la vita professionale e, per fortuna, le stelle saranno completamente dalla vostra parte. Potrete affrontare anche i piccoli problemi con tanta determinazione. Sarete infatti decisamente forti e pronti a tutto. Non vi tirerete indietro dal mettervi alla prova e superare gli intoppi che si presenteranno. Vergine. Amore, molto bella e piacevole questa prima settimana del mese perché avrete Venere in congiunzione. Preparatevi ad un momento di grande passione per le relazioni sentimentali. Persino chi sta insieme da tanto tempo ritroverà quelle emozioni forti e intriganti. Questo cielo potrebbe quindi promettere delle buone nuove pure ai single che vogliono vivere delle emozioni d'amore. Lavoro. In questa settimana di inizio agosto probabilmente sarete più presi dal fronte amoroso che da quello lavorativo. Dovrete comunque continuare ad impegnarvi a dovere, specialmente se vi siete già prefissati degli obiettivi. Bilancia. Amore, la settimana dovrebbe iniziare in maniera piuttosto tranquilla e serena, per poi cambiare dopo. A partire da giovedì, infatti, la Luna potrebbe portare un bel po' di nervosismo e per questo potrebbero esserci delle discussioni con la propria dolce metà.
Se invece siete soli e non avete un partner, questo potrebbe rivelarsi un periodo veramente importante per fare delle nuove conoscenze. Lavoro. E a proposito di nuovi incontri, professionalmente dovrebbero essercene abbastanza. Mercurio sarà in buona posizione e favorirà delle nuove collaborazioni professionali, dunque non sarà il caso di tirarsi indietro rispetto a delle occasioni simili. Scorpione. Amore. Venere sarà in posizione favorevole e potrebbe regalarvi delle emozioni speciali, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Potrete aprire il vostro cuore e non solo se siete già impegnati, ma pure se siete ancora single. Dovrete fare attenzione solamente al fine settimana, perché sabato e domenica saranno delle giornate un po' nervose. Meglio non farsi prendere dall'agitazione. Non si possono escludere delle tensioni nei rapporti, proprio in quei giorni. Lavoro. Possibili stop, ma possibili pure le discussioni con i colleghi. Attenzione a Mercurio, che non vi favorirà per niente gli affari professionali. Figurarsi i rapporti lavorativi. Meglio non esagerare con nulla e mantenere la calma pure di fronte a qualche possibile tensione. Sagittario. Amore, non sarà una settimana troppo buona, le giornate migliori saranno quelle del weekend. Si partirà infatti con una luna in opposizione che potrebbe portare malumore e nervosismi vari. Occhio a come gestirete le tensioni in coppia, perché potrebbero esserci ulteriori problemi con il vostro partner dettati proprio da questa luna sfavorevole. Difficilmente ci saranno dei nuovi incontri importanti per chi ha il cuore libero da impegni sentimentali. Godetevi il fine settimana per sperare in qualcosa in più. Lavoro. Pure sul posto di lavoro le cose non andranno così bene. I tanti impegni potrebbero causarvi fatica e stress. Dovrete dunque aspettarvi dei giorni abbastanza pesanti da dover affrontare. Sarà il caso di non agire con l'istinto, ma di pensare prima di fare qualche passo in avanti. Capricorno. Amore, questa nuova settimana del mese vi prometterà bellissime emozioni, tutte da godere al massimo. Il pianeta dell'amore sarà favorevole e dovrete approfittare dunque dell'aspetto positivo di Venere nei rapporti personali e della sfera privata. Occhio comunque ad un po' di nervosismo nella parte centrale della settimana. Non si possono escludere delle nuove conoscenze per chi è single. Lavoro. Avrete Marte dalla vostra parte ed il pianeta sarà assolutamente pronto a portarvi tanta buona energia. Questa forza dovrete metterla in campo tra idee, compiti professionali e progetti importanti. Acquario. Amore. Venere sarà in opposizione e quindi non potrete aspettarvi grandi cose. Nonostante ciò, tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Il fatto è che le cose andranno un po' meglio rispetto a prima e molti si sentono già più tranquilli in coppia. Piano piano riuscirete a godere di un bel miglioramento per il lato sentimentale. Per questo anche i cuori solitari dovranno essere più ottimisti in fatto di nuove conoscenze interessanti. Lavoro. Mercurio non sarà amico in questa settimana e nemmeno il Sole sarà in aspetto favorevole. Per i progetti potrebbero esserci degli stop o magari un rallentamento. La strada giusta sarà quella di approfittare dei primi 3 giorni in cui la Luna potrebbe regalare qualche piccola gratificazione in più. Pesci. Amore. Si parte subito con Venere in opposizione e qualche possibile problema nella relazione amorosa. Per fortuna, da giovedì avrete il favore della Luna e senz'altro recupererete con l'umore. In questo senso potrebbero migliorare pure le questioni nei rapporti personali. Poche novità se siete single in cerca di una persona speciale. Lavoro. La settimana inizierà con l'opposizione di Marte, che quindi non prometterà grandi energie, almeno non subito. Da metà settimana potrebbe esserci invece un recupero. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.